Ciao, benvenuti, bentornate sul mio canale. Perdonatemi la location, siamo in bagno, come si può capire, ma è l'unico posto dove ho delle luci fantastiche in poco tempo, cioè senza allestire softbox, eccetera, eccetera. Vi premetto già che le mie unghie sono ancora disastrose, non le ho ancora fatte, non so se vedrete questo video o un altro video dove ho queste unghie disastrose, disastrate e così sono rimaste, dovrei farle, ma va bene, dettagli. Ma bando alle ciance, nuovo video haul! Stavo aspettando questo pacchetto da tantissimo tempo, nel senso che sapete che io ordino molto spesso sul sito di AliExpress e ho fatto un ordine sul mio sito, cioè il mio negozio preferito di vestiti. Un pacchetto mi è arrivato, infatti, vedete qualcosina alle mie spalle, mentre l'altro pacchettino mi è arrivato oggi e ce l'ho qui! Fantastico, quindi lo apriremo insieme. Ma prima di farvi vedere che cosa ho acquistato per quanto riguarda il fashion, quindi i vestiti, vi faccio vedere un altro pacchettino che mi è arrivato sempre da AliExpress, una cosa che ho ordinato, cioè bellissima. Mi è arrivata in questo pacchettino. Guardate anche che carino, è tipo rosa olografico, bellissimo. E io ho ordinato questo bracciale, questo bangle si chiama. Allora, se qua lo vedete storto è stata colpa mia, non è arrivato così, eh. E ho fatto scrivere il mio nome. Questo è in oro rosa, però so che c'è anche in oro giallo e tipo color argento. E al polso è così, bellissimo. Cioè, ragazze, veramente, veramente, veramente bello. Mi raccomando, se vi piace, anche come regalino per Natale, ricordatevi sempre che stiamo ordinando da AliExpress e quindi bisogna muoversi per tempo. Anche perché, appunto, ripeto, è arrivato nella scatolina. Bellissimo, vi fate un bel fiocchettino con il nome della vostra amica, della vostra mamma, della vostra sorella. Top. Ma passiamo ai vestiti. Io spero di essere dritta. Aspettate, ok, adesso siamo dritti. Allora, ho fatto shopping sul mio solito negozio. Vi scriverò qui il nome del negozio perché è impronunciabile. E vi dirò anche i prezzi perché ho qui il cellulare, quindi riesco a dirvi i prezzi. Allora, parto nel farvi vedere le cosine che vedete alle mie spalle. Parto con questo blazer. Allora, ragazze, lo sapete che io amo, adoro e stradoro i blazer. Praticamente li ho in quasi tutti i colori, in quasi tutte le forme, ma è per me un capo passepartout che va bene tutto l'anno. E quindi non smetterò mai di comprarli. Allora, mi mancava, perché tra tutti i mille colori che ho, mi mancava blu. Per cui ho preso questo blazer blu, è un blu abbastanza scuretto, cioè vedete, e la particolarità è che ha questi bottoni, ve li faccio vedere che sono molto 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 carini, spero che metta fuoco, vedete, quindi oro, non so neanche cosa c'è disegnato, con un simbolo strano, ce li ha sia da una parte che dall'altra e anche il dettaglio sulla manichettina, quindi super. Le spalline sono leggermente imbottite, ma come sapete, praticamente adesso quasi tutti i blazer li fanno così. E questo l'ho pagato, lo sapevo, 17,02 euro. Allora, non mi ricordo se i prezzi che vi sto dicendo adesso sono comprensivi di sconto oppure no, perché da questo venditore se spendete un tot avete tipo degli sconti. E poi ogni tanto AliExpress praticamente fa delle offerte, ovvero non so, la settimana degli sconti dove tutto è più scontato. Quindi vabbè, io vi do i prezzi che ho segnato io dall'ordine, ma non so dirvi se sono quelli reali o quelli scontati, però ripeto, nel caso ho pagato poco più. Poi passiamo a quest'altro blazer. Ah, scusate, io ho preso una taglia M. Io tendenzialmente prendo sempre la taglia M. Allora, questo blazer sinceramente mi ha un po' deluso. Allora, è questo blazer qui, fatto così. Questa è la stampa. Poi
può piacere e non può piacere. Allora, sinceramente, io mi aspettavo la stampa più carica, invece è abbastanza, non so, riuscita a vedere, tipo sbiaditina, non mi dà quel colore pieno. E sinceramente, anche come materiale lo sento un po' vuoto, è un po', diciamo, leggerino, non è strutturato come questo, è più leggero, però comunque è molto bello. Devo stirare bene il collo perché, come vedete, essendo di questo tessuto un po' molliccio, si lascia andare, ecco, non è molto strutturato. E anche di questo ho preso una taglia M, vi dico anche il prezzo così almeno avete tutti i riferimenti, 13,82 euro. Poi vi mostro questa camicia, cioè questa è bellissima, però di questa ho sbagliato io la taglia, mea culpa. Allora, camicia, ormai lo sapete, cioè è inutile che ve lo dico ragazze, tutti questi capi assomigliano a dei capi di brand che noi conosciamo benissimo. Quindi, allora, questa camicia color beige, è un beige, non so se dalla fotocamera rende, ma non è bianco, cioè se lo vedete con il mio maglioncino capite che, aspettate che tolgo i capelli, cioè capite che è un colore diverso. Quindi, camicia semitrasparente perché comunque si vede attraverso, quindi un reggiseno color carne o eventualmente, se volete potete metterci sotto magari una canottierina, piuttosto che, non so, magari una bella bralette color carne, o se a voi piace usare anche magari colorata, why not? Quindi, semitrasparente, ha questo dettaglio dei pois in rilievo, vedete, che sono in rilievo, e sulle maniche ha questa arricciatura. E le maniche sono leggermente a palloncino. Ecco, io ho sbagliato nel senso che ho preso una taglia M, ma mi è un po' corta di maniche. Allora, nessuna tragedia perché nel caso appunto la tiro un po' più su così e sembra fatta apposta. Però ecco, mi sarebbe piaciuto avere la manica giusta, per cui adesso valuto se magari prendermela con la manica giusta e quindi prendere una taglia L. Questa l'ho pagata 10,12 euro, per cui ragazze, per 10 euro si può fare, questa la regalo a qualche mia amica e io mi prendo quella con la taglia giusta. Poi vabbè, starete vedendo l'etichetta. Adesso passiamo al super mega pacchettone. Allora, partiamo subito con lo spacchettamento. Allora, vediamo. Ok. Allora, ci sono, ta-da, tre capi. Allora, partiamo da questo. Allora, sacchettino. Ah, oh, non ho le gruccette, non ci ho pensato alle grucce, ma va bene. Allora, ho preso un'altra camicina simile a quella che vi ho fatto vedere. Allora, però aspettate che vado a prendere una gruccetta perché così. Gruccia recuperata. Allora, ve la faccio vedere. Allora, sempre taglia M. Allora, la camicia in questione è questa. Aspettate che vediamo. Allora, a guardarla di maniche, anche questa mi sembra corta e già mi viene da piangere. Allora, ok. Potete fare questo super fiocchettone, io non sono la regina dei fiocchi, infatti si vede, oppure lasciarlo giù tipo bavero. Le maniche sono fatte in questo modo, quindi un po' a campana con l'arricciatura sul polso, e questo è il motivo della camicina. Ha queste venature con questi puntini. Il colore, anche in questo caso, non è bianco, ma è tipo beigiolino, e a differenza dell'altra, questa sotto ha una, diciamo, sottoveste che la rende meno trasparente. Vedete, questa è tipo bianca e questa è beigiolina. Quindi ve la appendo qui. E
l'ho pagata, ecco, mi è uscito anche dal sito, 11,86 euro. Poi apriamo l'altra, che è ancora, aspettate che mi è impazzito il telefono, una camiciuola. Questo caso ho preso la L, quindi cioè, mentre per le altre non ci ho pensato, qui invece ci ho pensato e ho detto forse è il caso di prendere una taglia in più per le maniche. Vediamo. Allora, oh, che carina! Questa mi sembra enorme invece, oh mamma! Allora, la camicina in questione è questa. Quindi questo bellissimo punto d'azzurro. Questo è il tessuto, vedete? È bello, cioè nel senso, non sono tessuti brutti che dici oh my god. Allora, quindi ha questi frou-frou sul davanti, ovviamente va lavata, va stirata, eccetera, eccetera, e ha i frou-frou anche su tutta la manica. Vedete? Ok. Quindi qui il colletto non ha il colletto come le classiche camicie. Non so se questo si chiama colletto alla coreana, fatemelo sapere voi perché io sono un po' ignorante. E niente, questa è una camicettina semplicissima, pagata 11,01 euro e ho preso una L. Poi l'ultimo pezzo che non vedo l'ora di aprire è questo. Allora, di questo ho preso una M. Se questo non mi va bene, ragazze, mi arrabbio. Oh my god, me lo pensavo più lungo, ma non va bene. Allora, vediamo. Allora, è come si chiama? Maglioncino? Oddio, qua non è fatto benissimo, però. È un cardigan corto. Vabbè, ve lo faccio vedere. Allora, questo giallo acceso, acceso. La particolarità sono questi bottoncini di cristallo vero, cioè guardate che carini. Le maniche sono belle, belle largose. È tutto traforato, per cui non è che va bene per l'inverno, però magari ci mettete sotto una maglietta pesante e risolvete il problema. Io ho preso una taglia M. L'unica cosa che non mi convince è questa cucitura qua fatta malissimo, ve la faccio vedere subito, cioè questa, e quindi sul retro rimane così. Oh, scusate, rimane così. Però è anche vero che io porto i capelli lunghi qua. Quando porto questo li porterò sciolti così non si vede. E questo l'ho pagato con la mia gruccia sotto braccio 17,82 euro. Ecco, sinceramente dalla foto sembrava leggermente più lungo di quello che è, ma chi se ne frega, lo metto con i jeans a vita alta e risolvo il problema. E niente, ragazze, con questo è tutto. Fatemi sapere qual è il vostro capo preferito, se ne avete uno, se invece odiate tutto quello che ho preso. Fatemi sapere se voi acquistate capi di abbigliamento su AliExpress o acquistate soltanto accessori, o fatemi sapere che cosa acquistate su AliExpress. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!